Finalmente è di nuovo quel momento dell'anno, quello in cui faccio il bilancio di lettura di metà anno. È uno dei miei video preferiti da sempre, però siccome ho sempre i miei disagi e i miei problemi, come ogni anno io aspetto luglio per farli, perché per me le letture di metà anno includono anche tutte le letture di giugno. Anche se ho finito dei libri a luglio, non li conterò nel rispondere a queste domande. Ci sono due tag che girano, insomma, che di solito vengono fatti da appunto chi decide di fare questo video. Io personalmente faccio un mix, cioè scelgo le domande che mi interessano di più e rispondo a quelle che, insomma, mi sembrano più affini al tipo di video che voglio fare, al tipo di cose di cui voglio parlare. Detto ciò, non credo ci sia bisogno di fare altri preamboli e quindi partirei dalla prima domanda, che è: qual è stata la lettura migliore del 2024? Se mi fossi trovata a rispondere a questa domanda qualche settimana fa, la risposta sarebbe stata proprio unica, univoca, un solo libro, secondo me, si era meritato un posto nell'Olimpo dei miei preferiti, ed è The Final Empire, il primo volume della trilogia di Mistborn di Brandon Sanderson. L'ho letto a febbraio e continuo a pensarci, non dico tutti i giorni, ma quasi. Al pensiero che ho dovuto mettere altri libri tra il secondo e il terzo ho sofferto moltissimo, perché da un lato avrei quasi avuto voglia di maratonarmeli. Diciamo che fino a qualche settimana fa questa era la risposta certa e sicura. Devo dire che non sento che è stato ancora spodestato. Ho avuto altre due ottime letture, entrambe nel mese di giugno, ed è per questo che decido di aspettare ogni anno. The Final Strife di Sara e Larifi e Gli inganni di Locke Lamora di Scott Lynch. Detto ciò, secondo me nessuno dei due ha superato ancora il livello di follia che mi ha creato Mistborn, quindi secondo me la mia lettura migliore di quest'anno è sicuramente L'ultimo impero? Non mi ricordo mai come si chiama. Diametralmente opposto, ovviamente, c'è la domanda: il peggior libro letto quest'anno finora? E fortunatamente in questo caso la risposta è ancora una sola, cioè l'unico libro a cui ho dato veramente una stella quest'anno è solamente lui. Regina dell'aria e delle tenebre di Cassandra Clare. Terzo volume della trilogia di The Dark Artifices. C'è un video dedicato alla mia lettura di questa saga, è pieno di spoiler perché comunque sono usciti diversi anni fa, però in sostanza l'ho trovato proprio un libro fatto male, pensato male, pigro, che si concentrava sulle cose sbagliate, non c'era bisogno di scrivere un mattone, non lo so, veramente delirante su tutta la linea, secondo me proprio un buco nell'acqua completo. Va a chiudere una saga che è solo un trampolino di lancio per il resto del mondo Shadowhunters, perché è veramente assolutamente senza senso proprio tutta la trilogia, e questo è tirare le fila ma farlo in modo sbadato, dimenticandosi i pezzi. No, veramente per me no. La prossima domanda è: miglior sequel letto quest'anno? E devo dire, sono un po' in difficoltà nel rispondere a questa domanda, perché in realtà ho letto sì diversi sequel, e di questo sono contenta perché sto portando avanti saghe, bla bla bla, eccetera, eccetera. Il problema è che in molti casi nessuno ha superato il primo, e comunque nessuno è stato particolarmente, che ne so, non ha spiccato rispetto agli altri seguiti che ho letto. Quindi il modo in cui ho pensato di rispondere a questa domanda è scegliendo due libri. Il primo è, sorprendentemente, L'impero dei dannati di J. Christoph, secondo volume nella trilogia, credo sia, dell'Impero del Vampiro. Io sono entrata in questo libro pensando di fare hate reading e invece mi sono quasi divertita. Nel senso, secondo me è meglio del primo volume. Va a mettere delle toppe su dei difetti che avevamo segnalato noi lettori nel primo volume, è meno volgare, e comunque la storia è abbastanza interessante. Soprattutto considerando che comunque è un libro di mezzo e quindi notoriamente un po' più statici, un po' più lenti. Invece in questo caso, secondo me, non è così, cioè non l'ho sofferto in questo senso. Quindi diciamo che a livello di piacevole sorpresa, uno dei sequel migliori che ho letto quest'anno è L'Impero dei Dannati. Mai mi sarei aspettato di metterlo qui. Se dovessi però rispondere a livello qualitativo in generale, cioè nel senso qual è il migliore sotto più punti di vista e non semplicemente rispetto al primo, Il Pozzo dell'Ascensione, il secondo volume di Mistborn, che secondo me è leggermente sotto al primo, ma è comunque un ottimo sequel. E appunto, diciamo, in valore assoluto, levando le mie aspettative, levando quanto
è meglio rispetto al primo volume, secondo me, di quelli che ho letto. Posso essere abbastanza tranquilla nel rispondere Il Pozzo dell'Ascensione. Anche se speravo per adesso di aver già finito il terzo volume, invece ancora no. Però per quello ho grandi aspettative, quindi speravo di poter rispondere con quello. Ma purtroppo non ci sono arrivata con le tempistiche. Nonostante tutto, questo rimane un ottimo seguito. La prossima domanda mi chiede: miglior graphic novel, fumetto, manga letto quest'anno? Devo dire, non ne ho letti tantissimi, ma qualcuno l'ho letto. Mi sono rimessa finalmente in pari con Spy Family, cosa che veramente stava diventando sempre più ridicola. Però quello che veramente mi è rimasto un po' di più, forse sarà anche una risposta un po' scontata, però è Quando muori resta a me di Zero Calcare. Graphic novel in cui parla, diciamo, a grandi linee della relazione con il padre, delle incomprensioni generazionali, dei sensi di colpa, insomma. È sempre un pugno nello stomaco leggere di esperienze come questa, che nonostante siano un'esperienza molto personale, secondo me riescono a toccare anche un pubblico molto ampio. Per questa categoria è quello che mi è rimasto più impresso. Per quanto sia comunque il più recente a livello di letture, non mi sento di scegliere Spy Family in questo caso, e quindi no, sicuramente Quando muori resta a me. Forse anche perché l'ho letto insieme all'audiolibro, quindi proprio con la voce di Zero Calcare che lo narrava, è stato anche come esperienza molto particolare e mi è piaciuta molto, proprio appunto oltre che il contenuto della storia, proprio l'esperienza di lettura. La quinta domanda mi chiede: qual è la nuova uscita del 2024 che mi è piaciuta di più? Di tutte le nuove uscite che ho recuperato nel corso di questi mesi, sono rimasta abbastanza tiepida. Mi sono piaciute, ma non mi hanno fatto impazzire. Non lo so, in generale speravo un po' meglio. Quindi l'unico libro di cui mi sento di parlare in questo caso è Spietate Promesse di Rebecca Ross, il seguito di Divini Rivali, che per me è rimasto più o meno a livello con il primo, e tra tutto, appunto, tra tutti i libri usciti nel 2024, diciamo, è quello che alla fine ha retto botta meglio, mi verrebbe da dire. Certo, sempre preso con lo spirito che è quello che è, non mi aspettavo un grande fantasy. Mi aspettavo una storia d'amore carina, un'ambientazione carina, ci sono delle ingenuità, delle cose che mi hanno fatto proprio ridere, che non avevano senso di essere. Però nel complesso, tra tutte le uscite del 2024, vi direi che sì, Spietate Promesse. Nuove uscite che aspetti di più per la fine dell'anno? Allora, sicuramente di tutto quello che aspettavo era rimasto solamente Somewhere Beyond the Sea, che è stato annunciato anche in italiano e non mi ricordo il titolo perché è abbastanza lungo, che uscirà il 10 settembre se non sbaglio in inglese e a fine ottobre in italiano, di T.J. Klune. È il seguito della Casa sul Mare Celeste, di cui in realtà io ho un po' timore, perché non è stato un seguito pensato a monte, è venuto adesso per il grandissimo successo che ha avuto il primo libro, quindi sono un po' spaventata all'idea che rovini quello che è stato fatto nella Casa sul Mare Celeste. Però ciò non toglie che resto comunque molto curiosa e penso di recuperarlo appena, non dico appena esce, ma insomma appena ne avrò l'occasione. Comunque entro fine anno vorrei leggerlo. E tra l'altro è uscito fuori il fatto che il cattivo di questo secondo volume è ispirato a J.K. Rowling, e mi ha fatto abbastanza ridere. So che non è il primo a averlo fatto, perché l'ha fatto anche Juno Dawson nella Congregazione Reale di Sua Maestà. Però ecco, appunto, sicuramente c'è quello. E a quanto pare, siccome loro vanno a braccetto, perché anche l'anno scorso hanno pubblicato abbastanza ravvicinati, a novembre, il 7 novembre, uscirà Nu, il nuovo libro di Christelle Dabos, che dovrebbe essere una distopia. Al momento se ne sa ben poco, però dici Christelle Dabos e io sono già lì, pronta. Quindi sicuramente questi sono i due libri che aspetto di più, forse più quello di Christelle Dabos, perché è Christelle Dabos e io ho un soft spot per questa donna. E sì,
queste sono le uscite che aspetto di più in assoluto. Nu è stato annunciato da pochissimo, quindi è proprio una sorpresa per tutti e io sono molto molto contenta. Devo dire, non mi aspettavo un altro libro così presto. Autori e autrici di cui vorresti leggere di più nella seconda parte dell'anno? Beh, sicuramente voglio andare avanti nella mia lettura del Cosmoverso, quindi finire sicuramente la saga di Mistborn e magari iniziare anche qualcos'altro. Non credo che andrò subito nella Folgoluce perché è abbastanza impegnativo. Vorrei finire delle saghe che ho iniziato perché ne ho iniziate molte e alcune hanno la precedenza su altre proprio a livello di voglia, di pancia, tra cui sicuramente Sara e Larifi. Il primo volume mi è piaciuto moltissimo e voglio leggere il secondo e a settembre uscirà il terzo. Qui si parla più che di un'autrice di per sé, di una saga che vorrei finire, però insomma è scritta dalla stessa persona, quindi potrebbe essere una risposta a questa domanda, effettivamente. Vorrei recuperare anche Funny Story di Emily Henry, di cui ho già letto un paio di libri quest'anno. Anche se da un lato vorrei aspettare l'uscita del libro inflessibile, dall'altro non ce la faccio, cioè sono veramente tanto curiosa di leggere questo libro perché la premessa è pazzesca. Si parla di due coppie che scoppiano a due passi dal matrimonio. Perché due elementi erano fidanzati da piccoli e si rendono conto di essere ancora innamorati l'uno dell'altro, e quindi quelli rimasti spuri, diciamo, vanno a vivere insieme. Ovviamente che è un romance, quindi non è che mi aspetto grandi sorprese, però è una premessa molto carina, devo dire, e da quello che ho visto in giro è proprio il più divertente, quello che fa proprio più ridere in assoluto. Io quest'anno ho scoperto Happy Place, che è diventato il mio romanzo preferito di Emily Henry, quindi sono molto carica, cioè voglio proprio andare avanti e rimettermi in pari con i romance che ha scritto finora. Saghe da recuperare entro fine anno. Allora, diciamo che rispetto all'anno scorso, a livello di saghe, ne ho iniziate quasi tutte quelle che mi ero prefissata di iniziare. C'è quella lì di Cassandra Clare, che però ho bisogno un attimo di una pausa visto il trauma che mi ha provocato la penultima. Come ho già detto, la saga di The Final Strife, quindi vorrei leggere The Battle Drum, che è il secondo volume, e poi The End in Fire, che uscirà a settembre. Ovviamente, come ho detto, Mistborn, di cui mi manca solo l'ultimo volume della trilogia, come mi manca l'ultimo volume della trilogia per quanto riguarda Le Paris de Merveille di Pierre Pével. Le Royaumes Mobiles, terzo e ultimo volume di questa trilogia ambientata in una simil Parigi della Belle Époque, diciamo. Mi manca appunto solo quest'ultimo volume e vorrei chiudere appunto questa trilogia che mi piace tantissimo, e un po' sono triste all'idea di farlo perché vuol dire che è finita, però devo perché non posso trascinarmelo per sempre. Comunque sì, ho un po' di saghe iniziate che vorrei portare a termine in realtà, più che iniziarle di nuove. Ero stata brava inizio anno che ne avevo chiuse tantissime una dopo l'altra, e invece qua mi trovo che ho ricominciato a leggere un sacco di primi volumi e a dirmi sì, vado avanti con calma, come può essere per L'inganno di Locke Lamora. Sono comunque libroni grossi, quindi sono belli impegnativi a livello di tempo. Ma anche per quanto riguarda L'ombra delle idee di John Gwynne, ho letto il primo volume, mi è molto piaciuto, solo che sono un po' spaventata dalla mole della brama degli dèi, che è il secondo. A ottobre uscirà il terzo, però forse appunto preferisco dare precedenza appunto a quello che ho iniziato e sono magari un po' più avanti, ecco. Forse non aveva senso questa risposta, eppure. La prossima domanda mi chiede il libro che mi ha sorpreso di più nel 2024. Mi sento proprio di dire con tranquillità The Final Strife di Sara e Larifi. Speravo mi piacesse, è un fantasy per adulti ispirato alla mitologia, diciamo, del Ghana. C'è questa società divisa in caste molto rigide in base al sangue di una persona, e ci sono delle prove un po' tipo Hunger Games, molto alla lontana Hunger Games. Però speravo mi piacesse, ovviamente, ma non pensavo mi piacesse così tanto. Mi sono affezionata moltissimo alle protagoniste. Appunto, è la saga che ho più voglia di portare avanti, cioè tra tutti i primi volumi che ho iniziato. Se dovessi scegliere adesso, in questo momento, un secondo da iniziare adesso, subito, sicuramente il secondo di The Final Strife. Senza ombra di dubbio. Non è nulla di non visto, però forse è andato a riempire una voglia che non sapevo neanche di avere, e per me sì. Poi è un libro molto violento, non è per niente allegro, però boh,
a quanto pare al mio cervello è piaciuto moltissimo. Faccio questo video adesso rendendomi conto che non credo di aver mai inserito la domanda delusione più grande di questa prima parte dell'anno. Non è cambiata rispetto a quando ho fatto il bilancio di un quarto dell'anno. Rimane A Tempest of Tea di Hafsa Faisal, che per me è proprio un potenziale sprecato che mi fa venire dei nervi che non si possono spiegare. Non è un libro brutto di per sé, è semplicemente un libro che prova troppo a essere Sei di Corvi. Capisco che Sei di Corvi vende, che è diventato un classico della letteratura fantasy per ragazzi praticamente, però fatto in questo modo, purtroppo per me questo libro non è riuscito a fare quello che voleva fare, che è un vero peccato, perché poteva essere incredibile, invece è solo mediocrissimo. È solo una pallida copia di Sei di Corvi. Libro che ti ha fatto piangere nel 2024, per la prima volta posso effettivamente dire che io non sono una che piange con i libri, che quest'anno non ho pianto con nessun libro. Ce l'abbiamo fatta. Ogni anno ce n'è uno che nella prima metà dell'anno mi sfascia completamente, mi cappotta, oddio, alcuni anni più di altri. Quest'anno quest'anno non è successo. L'unico che un minimo si è avvicinato, nel senso che l'ho sentito il piantino che saliva, ma è rimasto in canna, zero calcare. Quando muore resta a me, per tutti i motivi che ho detto prima. Però quest'anno effettivamente nessun libro mi ha fatto piangere. La prossima domanda è miglior adattamento televisivo. E non credo di averne guardati. Sono in una situazione un po' strana, perché ho visto sì degli adattamenti tratti da libri, ma di quelli che ho visto non ho letto il materiale originale, e quindi non so dire se è meglio o peggio, non sono in grado di fare un paragone. E invece di quelli di cui ho letto il materiale originale, per esempio la serie di Percy Jackson, non mi è piaciuto l'adattamento. Quindi eccoci qua. Letteralmente non so cosa rispondere. Come l'anno scorso, ripongo tutte le mie aspettative nella terza stagione di Heartstopper, che l'anno scorso non mi ha deluso. Vediamo come andrà quest'anno. L'unico forse che ho visto sia la serie che letto appunto il libro è stato la serie di One Day, che non mi è piaciuta quanto il film. Secondo me il film era più efficace. Ho comunque apprezzato il fatto che, essendo una serie, abbiamo avuto modo di esplorare più situazioni rispetto a quelle che abbiamo visto nel film, o comunque si vanno a riempire più buchi anche del libro. Però anche, diciamo, il grosso colpo di scena non ha lo stesso impatto. Cioè, io ho visto il film avendo già letto il libro, quindi sapevo cosa stava arrivando, e comunque anche lì cappottata, devastata, eccetera eccetera. In questo caso lo sapevo e è meno forte, ha meno mordente, e quindi purtroppo non c'è un migliore. Che ne so, la seconda parte di Dune mi è piaciuto, ma non avendo letto il libro non posso dire sì perché è meglio, sì perché è peggio, quindi non lo so. Non mi è neanche venuta voglia di leggere il libro, se devo essere del tutto onesta. La penultima domanda è: libri usciti di recente che non hai ancora letto ma che vuoi recuperare? Sta diventando un meme, perché vi giuro ogni volta dico sì, adesso lo leggo, è il suo momento, sì sì me lo leggo, e poi non lo faccio mai. Poi questa edizione meravigliosa è piccolo, non lo so cosa mi blocca, perché da un lato forse ho veramente tanta voglia che mi piaccia, e quindi lo voglio leggere in momenti in cui mi sento tranquilla, in cui so che me lo posso godere. E vabbè, giuro che farò del mio meglio per leggerlo entro fine anno, perché non si può, dai, l'ho detto 150 volte e ancora siamo qua a parlarne, veramente no. Quello è, diciamo, numero uno nelle cose ridicole che dico che voglio leggere e poi non lo faccio. Non è proprio recentissima, perché credo sia uscita l'anno scorso in inglese, ma quest'anno in italiano, quindi barrerò dicendo che l'uscita in italiano è stata da poco, anche se ho tutte intenzioni di leggermelo in inglese. The Will of the Many, La volontà dei molti, di James Islington. Ho già letto il primo capitolo, non mi è dispiaciuto, a questo punto vorrei portare a termine tutta la lettura. Anche qui si tratta di un altro, l'ennesimo mattone che sto leggendo quest'anno. Vorrei provarci, diciamo, su questo sono meno convinta. Su Floating Hotel, che sembra veramente il libro per me, Grand Budapest Hotel nello spazio, incredibile, io non vedo l'ora, però eccoci qua. Nonostante continui a dire io non vedo l'ora, non la faccio mai arrivare quest'ora. The Will of the Many mi interessa, ha tutto il potenziale per diventare uno dei miei nuovi libri preferiti, però appunto se riesco bene, se no amen. E l'ultima domanda mi chiede quanti libri hai letto e quanti pensi di leggerne entro fine anno. Allora, io a fine giugno ero a quota 28, che per le mie medie storiche, diciamo, nel mio storico annuale è un po' meno,
È vero, sì, che appunto ho letto libri più lunghi, però ecco, quest'anno sto anche facendo un po' più fatica a trovare proprio il tempo di leggere, però la sto vivendo proprio con tranquillità, cioè non è una gara, leggo quanto mi va, non mi sto sforzando perché devo arrivare al numero X, non me ne frega niente, diciamo che una previsione che potrei riuscire ad arrivare a una cinquantina per fine anno mi sembra abbastanza attendibile, dai. Come ogni anno, non impostata su Goodreads se non all'ultimo, perché altrimenti porta sfiga e si va in blocco del lettore. E niente, quindi questo era il tag. Credo di essere stata abbastanza logorroica e caotica da allinearlo più o meno a quello che succede ogni volta che faccio questo tipo di video. Spero che le vostre letture della prima metà dell'anno siano andate effettivamente molto bene e che questa cosa continui fino a fine anno. E però per il video di oggi è tutto. E se vi è piaciuto ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!